Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, sono Ucci e oggi con questo video andiamo a configurare interamente il drone che abbiamo assemblato negli episodi precedenti. Infatti incominceremo a configurare la FC, poi passeremo agli ESC, alla VTX, insomma andremo a configurare ogni singolo componente. Come firmware ho deciso di utilizzare EmuFlight, infatti il LED dietro di me l'ho messo in Pandam, proprio perché voglio provare questo firmware su una build estremamente economica, quindi con componenti non al top. Infatti abbiamo preso un FC low cost, dei motori low cost e un frame specialmente low cost, quindi vedremo un po' come si comporterà poi in fase di test questo firmware. Se avete preso gli stessi componenti che ho utilizzato io per fare questa build, potete seguire passo passo la mia guida, o comunque sia, se avete usato dei componenti differenti, potete sempre seguirla, prendere spunto, perché tanto le basi di configurazione poi sostanzialmente sono sempre le stesse. Per una configurazione completa quindi ci servirà il drone, un cavetto USB, micro USB per collegare il drone al PC, il radiocomando che abbiamo precedentemente bindato al drone. Se non avete visto il video ve lo lascio qui sotto in descrizione. E per ultima cosa ci serviranno i visori per vedere se la configurazione dell'OSD l'abbiamo fatta correttamente. Ragazzi, prima di iniziare qualsiasi operazione mi raccomando di rimuovere sempre le eliche, mi raccomando. Iniziamo subito nel scaricare i software necessari di cui parlavo prima, quindi andremo a scaricare EmuFlight e BLHeli. EmuFlight è quella che si occupa, il firmware che sta all'interno della FC, quindi dove noi andremo a configurare tutti i parametri della FC, quindi tutte le porte, come deve funzionare il drone e quant'altro. BLHeli invece è il configuratore per quanto riguarda gli ESC, quindi per quanto riguarda la gestione dei motori. Uso BLHeli perché questi ESC qui non sopportano BLHeli 32. Se usate degli ESC con BLHeli 32, quindi questo configuratore non sarà idoneo, non si connetterà proprio. Per fare il download di questi due software andiamo in fondo alla pagina per quanto riguarda EmuFlight e andiamo a scaricare EmuFlight Configurator Win64. Io ho un sistema a 64 bit, quindi andrò a scaricare questo. E per quanto riguarda BLHeli Configurator andiamo sempre a scaricare Win64. Troveremo i file zippati all'interno della cartella download, quindi iniziamo subito con EmuFlight. Lo apro, apro il Configurator e vado ad aprire il file chiamato emuflightconfigurator.exe. A questo punto non potete fare nient'altro che aggiornare subito il firmware, perché tutte le FC che ci arrivano con Betaflight, quindi la prima operazione è andare a aggiornare il firmware. Per andarlo a aggiornare bisogna collegare il drone con il cavetto micro USB e attaccare il cavo USB al PC. A questo punto EmuFlight riconosce subito un dispositivo collegato e ci dice di andare a aggiornare il firmware, perché la versione all'interno non viene supportata da questo configurator, ovvio, perché c'è Betaflight. Quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è chiudere questa finestra. Ci riporta subito in CLI. Il CLI sarebbe una finestra dove possiamo andare a inserire dei comandi noi a mano. Quindi su questa riga qui sotto andiamo a scrivere version e andiamo a vedere in pratica la versione del firmware installato in questo momento. La cosa che ci interessa a noi è questa stringa qua, Fury F4 OSD FY40. Perché questo? Perché se noi adesso andiamo ad aggiornamento firmware dobbiamo andare a selezionare quella tipologia di FC, quindi Fury, dove sei? Fury F4 OSD. Quindi andiamo a selezionare questa, andiamo a prendere l'ultimo firmware disponibile per questa FC, nel mio caso in questo momento è lo 0.3.2. Importante è flaggare questo cancella completamente il chip, perché andrà a sovrascrivere completamente EmuFlight sopra Betaflight. Se non lo fate c'è il rischio che qualche traccia del firmware precedente rimane all'interno della FC, quindi noi non vogliamo questo. Andiamo a cancella completamente il chip
importante essere collegati ad internet, facciamo carica firmware online, lui farà un download del firmware all'interno del PC e poi saremo pronti a fare flash firmware. In questo processo qua lui andrà a cancellare il firmware di Betaflight e andrà a installare il nuovo firmware, quindi EmuFlight. In questa fase, ragazzi, è importantissimo non scollegare il cavo USB, non toccare per qualsiasi cosa il drone, perché se in questo processo andate a staccare il cavo USB, butta della FC, potrebbe essere irrecuperabile. Una volta che ci dice programmazione riuscita, possiamo andare a connettere il drone. In questo caso abbiamo il drone collegato correttamente, perché lo possiamo vedere dalla rappresentazione grafica. Se io muovo il drone, lui si muove, quindi vuol dire che il computer sta leggendo dati all'interno della FC. La prima cosa da fare è mettere il drone su una superficie piana, io ce l'ho appoggiato sul tavolino, e calibrare l'accelerometro. La seconda cosa da fare è andare su porte e andare a abilitare quelle porte che abbiamo utilizzato. Quindi nel nostro caso, siccome ho rispettato il pinout che viene fornito direttamente da Mamba, andremo a vedere le porte UART, perché l'ho fatto settimane fa, non mi ricordo quale ho utilizzato, e abbiamo utilizzato quindi la TX6RX6 per quanto riguarda la ricevente. Io in questo caso avevo installato una TBS Crossfire Nano, quindi vado su EmuFlight e vado sulla UART 6 ad abilitare la RX seriale. Poi abbiamo attaccato lo Smart Audio, quindi il comando che la FC dà verso la VTX, sul TX3. Quindi andremo sulla UART3 ad abilitare come periferica VTX TBS Smart Audio. Mi raccomando, fate sempre un salva e riavvia, perché altrimenti non salva le informazioni. Io lascio la configurazione QuadX, quindi i motori gireranno in, vuol dire che il senso di rotazione dei motori girerà verso l'interno del drone. Poi gli ESC li lasciamo con D-Shot 600, lasciamo queste frequenze di loop di aggiornamento, li lasciamo tutte così. Lasciamo arma a 180 gradi, così il drone si armerà anche quando capovolto. Scriviamo il nome del drone, che in questo caso ci scriviamo proprio, anzi, Apex Clone, perfetto. E poi andiamo a selezionare il tipo di ricevente che abbiamo utilizzato. Nel mio caso è una ricevente di tipo seriale S-Bus, non è S-Bus ma è CRSF, quindi Crossfire. L'Air Mode io lo lascio sempre attivo, perché non vado a utilizzare le altre modalità di volo. L'OSD lo lascio attivo, il Dynamic Filter lo lascio attivo e poi vado ad abilitare il Beacon D-Shot, perché se avete seguito la guida dove ho assemblato il drone avete visto che non ho messo nessun beeper all'interno del drone. Quindi andrò a far suonare direttamente i motori quando piggio il tastino del beeper. Il volume del beeper lo imposto a 3. E poi tutti questi altri parametri li lascio così. Queste sono tutte le funzioni per le quali i motori suoneranno. Salva e riavvia. Messa a punto dei PID, vado a lasciare tutto così, non vado a toccare niente. Semmai in fase di PID tuning andremo a toccare queste cose. Andiamo adesso in ricevente e vediamo che in ricevente non si muove niente. Questo perché? Perché dobbiamo in questo momento attaccare la lipo e andare a accendere il radiocomando. Attacco la lipo, il led della mia Tango 2 diventa verde fisso, quindi la fase di bind l'abbiamo fatta precedentemente. Una volta che vediamo che i comandi arrivano, dobbiamo solo verificare che sono corretti. Quindi alziamo il gas, si deve muovere lo slide del gas, yo, perfetto, pitch, perfetto, e roll. Vediamo qui in basso che c'è anche una rappresentazione grafica del drone, come si muove nello spazio. Possiamo vedere che se io vado di yo, lo metto preciso, ok, pitch, muovo il pitch e lui si muove avanti e dietro. Roll destra e sinistra, il gas lui si alza quindi non è rappresentato, e lo yo gira sullo stesso asse, quindi i comandi ci sono. Vediamo se arrivano tutti quanti i canali, quindi AUX 1,
aux 2, perfetto, 3, 4, 5 e 6. L'unica cosa che dovremo andare a cambiare è dove va a prendere il canale RSSI. Nel mio caso vedete che c'è questo slide a 2000, quindi la ricevente sta dicendo alla FC che sul canale aux 8 c'è l'RSSI, quindi io vado a impostare aux 8, salvo. Adesso passiamo alle modalità di volo. Io voglio abilitare l'ARM dei motori con l'AUX 1, quindi faccio attiva, lo lascio in automatico, il tab qui in alto, e vado a muovere lo switch. Vedete? Già se lo prende in automatico. Vado a cambiare solamente l'intervallo di dove verrà attivato l'ARM. Quindi quando il pallino blu entra nella fascia blu, il canale è attivo, quindi io voglio che si arma quando piggio il tasto. Perfetto. Poi leviamo il flag su nascondi le modalità inutilizzate, altrimenti non vediamo niente. Abbiamo detto che angle non lo vado a utilizzare, horizon non lo vado a utilizzare. Vado a utilizzare il beeper, quindi faccio attiva, piggio il tasto per quale voglio che si attiva il beeper, l'aux 3. Vado sempre a modificare l'intervallo, poi vado a attivare il flip over after crash, quindi in caso di crash il drone capovolto, abilitando questa funzione, farà girare i motori al contrario e si cappotterà. È comodissimo quando cadete in un punto e non potete riuscire a raggiungerlo, o anche la scocciatura ogni volta di andare a riprendere il drone, specialmente quando uno fa training che praticamente sta quasi sempre per terra, quindi questa funzione è molto importante. Io questa funzione la voglio abilitare con l'AUX 4, vado sempre a muovere l'intervallo e poi vado ad attivare la funzione di VTX Pit Mod. Quando questa funzione è attiva, la VTX, in poche parole, va a limitare la potenza trasmessa, quindi non si surriscalda e non rischiate di danneggiarla quando il drone specialmente sta fermo. La dovete utilizzare solamente quando il drone è fermo, altrimenti vi distaccate di 5 metri dal drone e non vedete praticamente più nulla. Faccio nascondi le modalità inattive e ricontrollo, quindi ARM, perfetto, al canale 1, eccolo qui, il 3, sentite, già funziona perché il beacon già funziona, quindi i motori già stanno lavorando bene. Il flip over lo comando con questo switch qui e la VTX Pit Mod la vado a comandare con quest'altro switch. Perfetto. Andiamo adesso a controllare il verso dei motori, sempre con la lipo attaccata e le eliche rimosse. Seguiamo il grafico che ci indica con le frecce blu e rosse. Ho compreso i rischi e vado ad azionare un motore alla volta. Vediamo intanto se la mappatura dei motori è corretta, quindi il motore 1 corrisponde al motore 1 e così via. Lo vado a far girare lentamente e con la mano controllo il senso di rotazione. Ok, il motore gira correttamente, il 2 gira correttamente, il 3 gira al contrario e il 4 gira al contrario. Perfetto, quindi fatto questo, riusciamo a capire quali motori dobbiamo andare a invertire. Per farlo ci dobbiamo spostare su BL Eli. Ci disconnettiamo e leviamo connessione automatica, anzi è meglio chiudere il configurator perché la porta se no viene sempre utilizzata dal configurator e BL Eli non riuscirà a connettersi. Apriamo BL Eli. In questa fase la lipo dovrà essere attaccata, altrimenti gli ESC non verranno rilevati. Vediamo che lui ha rilevato sempre la COM 1 perché è sempre la stessa. Connetti e facciamo read setup. Leggendo la configurazione degli ESC vediamo ogni singolo ESC, la sua configurazione, e possiamo andare a cambiare i suoi parametri. Quindi andiamo a cambiare i parametri del motore 3 e 4, quindi ESC 3 Motor Direction Reversed e motore 4 Reversed. Andiamo a fare un read setup e per quanto riguarda gli ESC abbiamo finito. Disconnettiamo, gli ESC si riavviano, chiudiamo BL Eli e torniamo su EmuFlight. E andiamo a questo punto a vedere se abbiamo correttamente invertito i motori. Quindi ricontrolliamoli per sicurezza sempre tutti e quattro. Ci spostiamo su OSD. OSD sarebbe la rappresentazione, le scritte che la FC
imprime nell'immagine che noi vediamo nei visori. Quindi dobbiamo andarci a mettere tutte quelle informazioni che ci interessano. Per quanto riguarda me, vado a mettere il timer 2, quindi un timer che indica solamente il tempo in cui il drone è armato, il throttle position, seleziono questo tipo di tensione media della batteria perché indipendentemente dalle celle che vado a utilizzare io so che a 3,5 volts scendo, quindi non mi vado a ricordare la tensione minima per una batteria a 4S o a 6S, imposto questo così 3,5 scendo e poi vado a impostare RSSI LQ value. Come black box vado a dirgli nessuna registrazione perché in questo caso non vado ad analizzare la black box. Adesso sempre senza elica andiamo a controllare se il drone trasmette il segnale video usando i visori e usando la radio andiamo a vedere se i comandi vengono ricepiti dal drone. Attacco la lipo, accendo i miei visori, in questo caso è a 7 nel mio caso, e vedo intanto l'immagine del drone. Andrò quindi a vedere se funziona lo smart audio, quindi vediamo se riusciamo a impostare altre frequenze alla VTX, quindi Fisher, VTX SA, e vado per esempio, eccolo, vedi, è impostato su Fat Shark 1 come banda. Vabbè, cambiamolo e vediamo se intanto lo prende. Impostiamo un'altra frequenza, andiamo su una frequenza nettamente differente, quindi facciamo A4, frequenza di 25 milliwatt, set yes, perfetto. Vedete, l'immagine è sparita, eccola, A4, perfetto. Quindi lo smart audio sta funzionando correttamente perché la FC ha detto alla VTX impostati su questa frequenza. Torniamo indietro. Salvo esco e possiamo vedere adesso le informazioni che abbiamo rappresentato sullo SD. Vado a spostarle leggermente in basso perché le vedo troppo alte. Vado a spostare il throttle più in basso a sinistra, ok, così è perfetto. Sposto la tensione sempre sulla stessa riga, a me piace tenere tutto su una riga in basso e così penso che è perfetto. Una volta sistemato l'OSD come ci piace, scollego EmuFlight, scollego il cavo USB, quindi la FC non deve vedere che c'è attaccato nessun cavo, e vado a vedere quantomeno se il drone si arma e i motori girano. Provo, perfetto, i motori si sono accesi, provo a dare un po' di gas. Perfetto, il beeper funziona, quindi niente, abbiamo finito la configurazione. Bene ragazzi, che dire, la parte di configurazione è terminata, lo lascio così stock, non cambio nessun tipo di parametro perché lo farò nel prossimo episodio, quando faremo la prova in campo. Voglio lasciarlo così perché voglio vedere fisicamente com'è questo firmware stock su una build low cost. Quindi poi andremo a cambiare i valori, andremo a piddarlo nel prossimo episodio. Mi raccomando, se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, fatemelo capire con un bel like, non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!